Il Consiglio dei Ministri ha confermato l'impianto della bozza di decreto in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, che modifica e supera i decreti sicurezza di Salvini. Nel corso della discussione tra i ministri di 5 Stelle, PD, IV e LeU, non si sarebbero registrate criticità particolari. Passano così, come d'accordo di maggioranza raggiunto a luglio, le norme che superano le multe milionarie delle ONG e riformano il sistema dell'accoglienza, introducendo tra l'altro il regime di protezione speciale. Il decreto legge è stato approvato dopo neanche un'ora dall'inizio del Consiglio. Nel DL Sicurezza, approvato in CDM su proposta del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, viene introdotto il reato per chi introduce in carcere un cellulare a un detenuto. La pena va da 1 a 4 anni sia per chi lo introduce sia per chi lo riceve. Nel regime precedente al decreto sicurezza il reato si configurava come illecito disciplinare sanzionato all'interno del carcere. Per chi agevola il detenuto al 41 bis nelle comunicazioni con l'esterno, anche di tipo diverso da quelle con cellulare, la pena è alzata da 1 a 4 anni a 2 a 6 anni. E quanto prevede il testo del DL sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri, nei casi di ipotesi aggravata, ovvero se il reato è commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da chi esercita la professione forense, il reato passa da 2 a 6 anni a 3 a 7 anni.